Shoplive.it. The next step. Buon pomeriggio, Big Bang 2018. Siamo qui con Awa. Allora, Awa, quest'anno le interviste sono speciali, quindi le nostre domande le estraiamo dal cappello. Vai, pronta. Ah, tra tutti i festival a cui hai suonato in carriera, qual è quello in cui hai mangiato meglio? Ho la risposta pronta, perché uno dei punti di forza dell'Over Jam Festival è la cucina, che è eccezionale. E cosa hai mangiato? Ho mangiato piatti diciamo tipo couscous e altre robine, Ital, super raw, super vegan, quindi tutto molto natural. Ma dato che hai detto couscous, mi viene un po' una domanda. Tu hai origini senegalesi? Sì, sono senegalese, italo-senegalese. Si usa il couscous anche in Senegal o è solo del Nord Africa? Anche in Senegal. Ok, è diffusissimo. Io ci provo, però diciamo che non è uno dei miei talenti. Qual cucinare. È il tuo talento allora? Beh, sono cantante. E così, e si ferma lì. Okay, e scrivo le mie canzoni, chiaramente. Benissimo. Passiamo alla seconda domanda. Ok. Aiuto. Ho paura di queste domande. Meglio bicicletta o monopattino? Sono fortunatissima. Bicicletta? Ok. Tu dove abiti? Io sono di Bergamo, nata e cresciuta a Bergamo. Ok, quindi è una zona abbastanza semplice da girare in bicicletta? Assolutamente. Quindi. Anche se io sono sempre in aereo, quindi la bicicletta la vedo poco, poche volte. Esatto. Anche se mi piacerebbe di più girare tranquillamente senza ogni volta dover fare ore e ore di viaggio per raggiungere la destinazione dove devo suonare poi fondamentalmente. Ok, dato che mi hai parlato di casa, sì. Quanto tempo stai a casa durante l'anno? Cioè, dato che mi hai detto che giri molto? Beh, io alla settimana ci starò due giorni a settimana, sono a casa, poi sono sempre in giro, un po' perché comunque sono portata a fare esperienze nuove, cercare ispirazione un po' ovunque, anche perché sì, mi piace girare. E quindi dove trovi le tue ispirazioni migliori? Cioè, dove ti escono le tue ispirazioni migliori? Non so, vai al parco, in un centro commerciale, in libreria? Beh, dalla vita in generale, ma soprattutto dalle emozioni che provo quando mi esibisco su un palco, piuttosto che l'incontro di nuove persone, piccole cose comunque. Ma c'è un luogo specifico in cui tu ti metti a scrivere o sono ispirazioni che ti vengono così, le scrivi sul foglio? No, tipo, come vedi qua ci sono tutti i miei fogli e le mie penne, perché adesso ero ispirata e mi sono messa a scrivere una strofa per il mio nuovo disco. Beh, allora siamo dentro un po' alla tua prossima canzone, quindi, del Big Bang. Bene, passiamo all'ultima domanda. Ok, vediamo, questa sarà una domanda. In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere, eccetto questa? Beh, anni 70. In che luogo? Forse, non so, a Londra, piuttosto che in America, piuttosto che, non lo so. Mi piacerebbe, cioè io canto di quello che la Black Generation, comunque la gente nera ha vissuto, ecco, lì avrei avuto anche forse l'opportunità di capire meglio di cosa si tratta e di cosa stiamo cantando, però comunque insomma, a livello musicale, come puoi capire, tra Woodstock e tutto il resto ecco, io mi riferivo a questo. Assolutamente. Allora, una domanda sul tuo disco Be the Difference, fa la differenza in cosa può fare la differenza? Beh, io vorrei tanto che cioè di questi tempi in cui appunto tanti valori sono stati persi, mi piacerebbe che attraverso la musica o attraverso le proprie passioni la gente possa in qualche modo fare la differenza, portare qualcosa di nuovo o portare alla luce dei valori che appunto sono stati persi, no? Quindi insomma, sembra banale e scontato, ma lo ripetiamo sempre nelle nostre canzoni, One Love, One Aim, One Destiny, però ci crediamo veramente. E come essere una donna del reggae? Reggae e pop soul. Come essere una donna del reggae. Cioè, io ti invidio tantissimo perché hai una voce speciale e io zero. Quindi quando tu canti io mi immedesimo, cioè vorrei essere su quel palco. Com'è rappresentare un po' tutte le donne su quel palco? Beh, è tutte le volte molto emozionante e mi viene molto, è molto naturale questa cosa. Non sento pesi piuttosto che, anzi lo faccio con tanto amore e ed è uno scambio, no? Io scrivo di quello che vedo, di quello che la gente mi dà, altrimenti ecco non potrei rappresentarci. Giusto, ecco. Benissimo. Allora, noi ringraziamo Awa
ci vediamo tra poche ore sul palco. Esatto. E in bocca al lupo. Perfetto, a dopo. Ciao. RipLive.it The Next Step.